Bentrovati a tutti. Allora, ho pensato di lasciarvi qualche piccola piccola scena così della mia vita. Risveglio a Corralejo la mattina e vuelvo enseguida. Ebbene sì, ho iniziato già così perché vuelvo enseguida vuol dire torno subito. Questo enseguida è molto spagnolo per dire torno subito, più che vuelvo pronto oppure vuelvo anche vuelvo in un rato. Dopo vi parlo pure della parola rato. Comunque, vuelvo enseguida. Buongiorno a tutti e buon 21 dicembre, sì, da Corralejo. E questo cielo e questi colori non sembrano neppure le Canarie, eterna primavera. Ma de che? Come vedete, qua alla Piazza della Musica Grande, che non vede uno spettacolo da quando sono arrivata io qua, un anno e 3-4 mesi, stavolta inequivocabilmente ci stanno montando qualcosa per qualche spettacolo. Vedete, continuano giorni totalmente grigi, freddo non così tanto, più una settimana fa, ma il grigiore è incredibile. Sono andata a prendere il caffè al mercato, che è veramente un posto troppo carino e con tantissime cose buone. La mia colazione dei campioni. Tutti. Questo è il livello di stress leggero di quando si lavora durante il livello 3 in un Oh, bar. All'opera aperta, tu pensi? quando dicono devo far part-time e poi sto qua a Lei che oggi fa undici ore. part-time ha appena aperto e sta fino alle 8 di sera. Ma solo perché la collega sta male. Ciao Devo dire la patato, verità ciao che patata, ciao. qui mi trattano veramente bene. Buono, vedi? Pure io mi Ma trovo. questo per dire che non è vero che sono No. tutte così. Anzi, ti posso dire tu che proprio, perché ultimamente io ne parlo, a volte mi dicono che non è vero, ma è vero che si sta ricominciando a trovare un sacco di lavoro qua Sì, è una cifra. sull'isola? La cifra è piena. Questo non te lo so dire. No, no, Io sto no, vedendo. io ti dico, guarda, Sto vedendo che tutti io ti sto cercano, dicendo, io ti soprattutto i dico, guarda, soliti cosi, camerieri, barman, cucinero. sì, Verdad? ma Baiano stanno cercando, Infatti. ma Baiano, La maggior parte dei datori di lavoro ti fanno contratti del cavolo, con stipendi del cavolo, ti fanno lavorare 10 ore al giorno e ti ne pagano 4. è vero, comunque Quindi, fuori busta l'altro io pezzetto. qui lavoro le mie 5 ore, sono pagata le mie 5 ore, mi paga bene per rispetto al lavoro che faccio. Ed è molto Oh, tra onesto. l'altro ci Poi, vengo sempre, lo sapete, sta a parlare di nativa, che è pure buono. Bravo. Quando c'è da dire qualcosa di buono, diciamolo. Prima di parlare della parola rato e i suoi vari usi, non li coprirò nemmeno tutti, ma ne dico alcuni, poi lasciatemi nei commenti altri usi che vi vengono in mente, ma mi raccomando, commentate appunto espressioni, modi di dire, parole che conoscete che non sono così frequenti o comunque che sono molto spagnole usarle e iscrivetevi anche numerosi al canale Vita Canaria, spagnolo più o meno per expat e per italiani e tante tante notizie dall'arcipelago e da Forteventura in particolare. La parola rato è una parola che gli spagnoli usano moltissimo in vari modi. Tra l'altro, appunto, se ne sapete alcuni che non nomino perché non è che li nomino tutti, fateceli sapere. Beh, di base, per esempio, passare il rato, c'è anche una canzone. Y si con otro pasaste rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Non so se la conoscete, vabbè. Passare il rato vuol dire semplicemente trascorrere un po' di tempo, come gli inglesi direbbero. Kill time, uccidere il tempo, oppure hanging out, hanging around. Sì, un po', insomma, passare un po' di tempo, però come vi faccio adesso vedere, ecco qua uno zerbino che ve la dice lunga. È anche indice di un tempo, proprio una quantità di tempo, per cui non mucho rato vuol dire sì, però manco troppo, non troppo a lungo, cioè per un tempo non troppo lungo. Però appunto quanto è lungo questo rato dipende tutto dall'espressione, perché altra espressione tipica, ho detto quando uno scende che magari ti citofonano che è arrivata la pizza e tu dici voi, ecco puoi anche dire voi in un rato, voi in un ratito addirittura, quindi lo è, vuol dire arrivo in un attimo, quindi in quel caso
Si tratta di un rato piccolo piccolo, insomma, usare comunque questo modo, passare il rato, vuelvo in un rato, eccetera, è molto spagnolo come suono e non lo usano tantissimissimo gli italiani. Introduco, perché mi piace sempre farlo, poi sono tanti in effetti a pensarci, una sorta, ma perché non definirlo proprio così, un falso amico, la parola todavia, che all'orecchio istintivo di un parlante italiano ovviamente suona tuttavia, no? Quindi è una concessiva, come il sebbene. Invece qua todavia vuol dire ancora, ad esempio, todavía no hablo español muy bien. Non parlo ancora spagnolo molto bene, o anche ancora non è arrivato, todavía no ha llegado. Però, appunto, a parte il fatto che, ecco, ta-ta, un altro falso amico, c'è un altro modo in cui si dice ancora e si usa in un'altra posizione. Per esempio, se vuoi mettere questo ancora alla fine di una frase, si usa aún. Non lo hai visto aún, non l'ho ancora visto. Altra mi collega un'espressione, perché poi alla fine la finalità è anche quella, espressioni tipiche spagnole. Beh, un'espressione che ho sentito molto sia in giro, ma anche appunto pure lì al telegiornale, nei dibattiti che vedo molto spesso in TV o nelle serie, ma insomma quello è lo spagnolo che si parla, no? Beh, quando per esempio si dice che qualcuno. Fatemi venire un esempio. Quando tu dici. Mi dispiace tanto aver fatto tardi e qualcuno ti dice: Ah, guarda, non fa niente, tanto sono arrivato tardi anch'io. Per esempio, in italiano uno direbbe: Vabbè, anche in questo caso mi dispiace lo stesso. Ecco, dire così, ho sentito vari italiani sbarare a dire: Asta, sì, essa sì, tipo persino, perché asta, oltre che verso, insomma, fino a vuol dire anche persino. Però è molto forte, in questi casi qua c'è un'espressione, appunto, non la facciamo lunga, tipicamente spagnola, a una sì, cioè diciamo anche così, pur messa così la cosa, mi dispiace lo stesso. Quindi, per esempio, lo siento en aver llegado tarde, e quello ti dice: No, yo también llegué un poco tarde. A una sì, lo sento, cioè anche in questo caso mi dispiace. Questo a una sì. È molto spagnolo, lo sento dire molto agli spagnoli e molto poco mai agli italiani. Ora, tre verbi che si incrociano nell'orecchio dei nuovi parlanti spagnolo se sono di origine italiana. Perché? Perché siamo sempre anche in ambito di falsi amici più o meno. Allora, il verbo subir. Subir un italiano di base gli saprebbe di subire qualcosa, quindi patire qualcosa. Beh, in spagnolo questa accezione, il patire qualcosa o il subire qualcosa si dice soffrir, che poi anche in italiano soffrire qualcosa, però si usa quello perché subir vuol dire salire, quindi subir las escaleras proprio, per esempio, salire le scale. Ma allora salir che esiste, altro falso amico, come subire a salir, salir è uscire, quindi la salita tra l'altro è l'uscita proprio di un posto anche indicato con i cartelli e oltretutto si usa anche per dire proprio uscire con qualcuno, se tu inviti una ragazza appunto a uscire con te, la stai invitando a salir. Contigo, è sottinteso, non è solo uscire di casa, l'uscita, è proprio a salir nel senso uscire, come si dice in italiano. Esatto, questi tre verbi a volte si incrociano, soprattutto per chi davvero da poco sente parlare spagnolo. Subir, soffrir, salir. Altri due modi per esprimere invece probabilità può essere che gli italiani davvero lo va, correggetemi se avete un'altra impressione, ma gli italiani non usano mai invece gli spagnoli sempre. Per esempio devi dire, boh, magari gli si è rotta la macchina, per dire. Questo magari, espresso proprio letteralmente, inteso così, si dice a lo mejor. E anche qui potrebbe essere fraintendibile perché a noi italiani ci suona tipo. Nella migliore delle ipotesi, ecco, se dovessimo andare a intuito, a lo mejor. E invece no, si usa anche per ipotesi negative, a lo mejor se le ha rotto il coche, appunto, magari gli si è rotta la macchina, se qualcuno fa il conto sta tardando o non arriva. Devo cambiare esempi, sempre con i ritardi, sarà che io sono un po' ritardataria?
che altro modo di esprimere possibilità, eccetera, appunto, sempre fraintendibile, c'è cioè, talveces, a veces, quindi le sembrerebbe a volte, ma questo a volte è espresso un po' più da de vez en cuando, cioè di tanto in tanto a volte, invece talvez vuol dire proprio forse, quindi lo esprimono e lo usano in questo senso qua. Per esempio, talvez. Se le ha pagato il mobile, per dire forse gli si è spento il telefono. Ecco, talvez è forse, come a lo mejor è magari. Altro verbo che dà luogo, ora ne dico due, probabilmente molte altre espressioni tipiche, non letterali, è il verbo liar, che letteralmente vuol dire comunque legare. Però, per esempio, c'è un modo di dire che è estoy liada, estoy liado, a seconda maschio o femmina, che vuol dire sto impegnato, ma nel senso anche un po' di sto incasinato proprio. Come quando diciamo, oddio, oggi sto veramente incasinato, oggi estoy liado. E anche infatti relativo al fatto del un po' incasinato, eccetera, c'è un altro modo di dire, cioè mettersi in un guaio, essersi messi in un guaio, aver combinato un guaio, me metido in un lio. Ecco, sì, questo l'ho sentito spesso in telefilm e cose del genere, quando qualcuno si chiede sì, se ha metido in un lio, se si è messo in qualche guaio. A parte che io adoro la pasta in generale, però vi saluto con questa. A parte pasta, che vabbè, c'è in ogni menù assolutamente, quindi sanno tutti gli spagnoli che la pasta è la pasta, però pasta vuol dire denaro. Quindi, tienes pasta? Hai soldi? No tengo pasta? Non ho soldi. Com'è nato non lo so, se qualcuno di voi lo sa me lo faccia sapere, però pasta significa soldi, denaro. Per questo video ve ne ho dette un po', chissà che non ci rivediamo più tardi, magari per un altro genere di video, un giretto da qualche parte, se il tempo anche lo consente. Intanto spero tantissimo che questa piccola serie sia di vostro gradimento.